Nardella, parto da Borgo Nuovo perché ho scritto un pezzo molto polemico su questa terribile storia a Borgo Nuovo. Ha scritto: usano il suicidio di un ragazzo per dare dei razzisti a Salvini e Meloni, ma è tutto falso. Cosa succede? Che nel gennaio 2019 questo ragazzo, Said, scrive una lettera molto pesante, molto dura, che dà proprio la sensazione che lui si sentisse emarginato nonostante avesse tutte le condizioni per non esserlo, no? Perché era un ragazzo invece che era integratissimo, famiglia italiana che lo amava, giocava a calcio, andava, faceva i suoi studi, cioè tutte le caratteristiche per essere un ragazzo felice e integrato, però dice: sento sospetto, dovunque arrivo la mia pelle fa sì che cambiano gli sguardi, cambia il modo di rapportarsi a me. Dice questa frase tremenda: ovunque io vada, ovunque io sia, ovunque mi trovi, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Detto questo, la lettera è molto precedente al suicidio e i genitori specificano che il suicidio non c'entra nulla con quella lettera. Su questo, appunto, perché noi volevamo scrivere un pezzo molto polemico, quindi vorrei partire da lui, dalla sua analisi, e poi sentire Nardella, e poi vi presento anche un'altra ospite che ci ha appena raggiunti. Borgo Nuovo, prego. Io trovo infame quello che è stato fatto su questo ragazzo, perché un conto è che lui, intanto nessuno di noi lo conosceva personalmente, e quindi noi non ci dobbiamo permettere di sindacare le ragioni per cui lui si è tolto la vita. Non possiamo, facciamo fatica a conoscere anche quelle per cui lo può eventualmente fare un nostro caro, uno vicino a noi, quindi figuriamoci se sappiamo perché questo povero ragazzo si è ucciso. Io trovo che quando i genitori dicono basta speculare, il razzismo non c'entra niente, e si continua per 3 giorni, 4 giorni, andare avanti a dire che è colpa dei sovranisti, è colpa di Salvini e Meloni, che in Italia ha scritto qualcuno, Michela Murgia, in un pezzo indegno, che in Italia esiste il razzismo sistemico, perché quello, questo che si sta dicendo, perché noi non siamo neanche in grado di farci le polemiche nostre, dobbiamo prendere in prestito quelle americane, perché questi sono i temi che arrivano dagli Stati Uniti e vengono ripetuti dalla sinistra, che non riesce neanche a fare delle riflessioni sue sulla nostra situazione. Noi non siamo nell'Alabama degli anni 50, siamo in un paese in cui il razzismo c'è stato, tra l'altro quando è stato imposto durante il fascismo, e anche lì ci sono state, grazie al cielo, delle resistenze. Quindi prendere questa storia, fare un simbolo, un martire dell'antirazzismo, che poi questo ragazzo lo sentisse su di lui, come lo sentono tanti, ci siano dei casi. Sì, la lettera è molto chiara ed è molto dura su questo, su proprio quanto che lui si senta essere guardato male. Cioè, insomma, io l'ho letta tutta ed è questa veramente una lettera durissima. Di 20 anni, è un ragazzo di 20 anni che scrive una lettera che non so neanche se sia giusto aver diffuso, e che fosse uno che lottava contro le diseguaglianze, che questo è indubbio. Poi ognuno ha gli insulti, le provocazioni che possono derivare da tante cose, dalla pelle, dal fisico, dall'altro, ma io trovo di un razzismo spaventoso togliere a Said la possibilità di essere triste, di essere depresso, allora, però, di essere addolorato. Scusa, finisco un secondo velocissimo. Tolgo la possibilità di essere sofferente per qualcosa che non sia il colore della pelle. Noi lo stiamo riducendo a essere un nero che è infelice perché è nero, e questa è una cosa indegna. E poi la madre, che dà un'altra intervista che è oggi sui giornali, dice una cosa: l'isolamento da Covid ha scatenato tutti i fantasmi, tutti gli incubi che lui aveva dentro. Allora sentiamola un attimo la madre. Ci sono, scusami, migliaia di persone, Francesco, in questa condizione. Perché io ce l'ho la madre che parla, ed effettivamente è molto complicata la situazione. Poi però facciamo un ragionamento, perché mettiamo i due piani, insomma, in parallelo, perché il suicidio è una cosa terribile su cui davvero speculare è vergognoso. Dopodiché la lettera che scrive Said, gli interrogativi ce li pone, a mio parere. Sentiamo un attimo la madre, e poi sento Nardella, e poi sento un'altra madre, per l'appunto. Said ha cominciato a vivere un disagio nel momento in cui ha ricordato il suo passato. Che cos'è la vita in Etiopia? Che cos'è la vita in Africa? Come vivono quelle persone? Da cosa si scappa? Quel suo passato è diventato un'ossessione, si è ingigantito nella sua mente ogni giorno, ogni giorno. È arrivato a un punto che non è riuscito più a gestirlo.
Allora, è una sorta di macigno, qualcosa che non riusciva più a gestire, quindi in realtà certamente la cosa dell'amplificazione del Covid la dice la madre, assolutamente, io poi sono madre di ragazzini che hanno vissuto molto chiusi in casa, quindi sappiamo tutti benissimo, lo sa anche Nardella che ha dei figli piccoli, quanto è stato difficile per gli adolescenti, i ragazzi giovani in questa fase. Detto questo, quella lettera di Said onestamente è un pugno nello stomaco, perché dice cose molto precise su come è cambiato il clima in Italia. Cioè, all'inizio io arrivavo e addirittura mi accoglievano con gioia, rispetto e curiosità. Piano piano ho visto cambiare qualcosa negli occhi delle persone, ho visto l'odio, ho visto il disprezzo, e cita, a proposito di quello che poi diceva Borgonovo, Francesco, cita anche alcuni elementi politici, dice, invocavano costantemente con palliconiami Mussolini e chiamavano capitano Salvini, cioè le persone sono cambiate attorno a me. Questo ovviamente teniamolo completamente scollegato dal tema suicidio, però facciamoci una riflessione forse.